anche quest'anno, come tutti gli altri anni, siamo arrivati alla dodicesima edizione di Sorrisi di Natale, questo momento di festa e di condivisione con i più piccoli che la nostra chiesa diocesana, quella di Andria, attraverso la casa d'accoglienza, dona alcuni regali per loro e per festeggiare insieme. E nel giorno in cui la chiesa ha celebrato la festa della Santa Famiglia, cellula vitale della chiesa e della società, dopo aver celebrato la Santa Messa che ha presieduto il Vescovo, Monsignor Luigi Manzi, ci siamo ritrovati insieme per condividere che cosa? Soprattutto il grande amore di Dio che ama, cura le nostre ferite, ci è accanto perché per Dio nessuno è escluso, nessuno è abbandonato, soprattutto quelle persone che noi consideriamo ai margini, al di là delle nostre periferie, quelli che noi consideriamo esuberi della società. Per Dio loro sono importanti come ogni persona, come ogni uomo, ogni donna che con cuore sincero è alla ricerca della verità e questa verità per noi è il Dio di Gesù Cristo che si è incarnato, si è fatto uomo, ha assunto la nostra umanità, questa umanità che è meravigliosa ed è bellezza infinita. Grazie a quanti ci permettono di vivere questo momento, di realizzare Sorrisi di Natale. Imprenditori, aziende, volontari, in modo particolare soprattutto alla comunità ecclesiale di Andria che cerca in tutti i modi di praticare la carità di Gesù Cristo.